Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Rai TV. Anche oggi in studio intervistiamo un'azienda importante nell'ambito della vendita di immobili all'estero. Abbiamo in studio infatti Laura Valente, Sales Manager di Opisas, società ormai che opera da molti anni in Italia proprio per la vendita degli immobili all'estero. Ciao Laura, grazie per essere Buongiorno a qui. tutti, ciao Gerardo, Bene. grazie a te per Ottimo. l'invito. Allora, anche a Laura oggi riserviamo tre domande, no? La prima per farti conoscere, no? Far conoscere la tua azienda. Allora, come si posiziona, no? Opisas come società nel panorama nazionale, quindi per la vendita degli immobili all'estero? Quali sono i punti distintivi della vostra iniziativa imprenditoriale? Bene. Allora, sicuramente il punto distintivo rispetto d'eccellenza rispetto ai nostri competitors è quello di essere nel 99% dei casi degli investimenti che proponiamo ai nostri clienti, di essere i diretti venditori, quindi non siamo intermediari, ma siamo realmente i proprietari delle case, degli investimenti che mettiamo sul mercato. Sicuramente questo è un punto che ci contraddistingue molto rispetto agli altri che possono essere presenti sul mercato italiano e non. Secondo punto su cui abbiamo molto mirato attenzione negli ultimi soprattutto 3 anni, dal 2008 che abbiamo iniziato questa attività, è quello di esserci affiancati comunque con delle partnership molto molto importanti a delle realtà che ci hanno referenziato e che ci hanno dato modo di essere in maniera importante presente su vari fronti e su varie categorie di Per professionisti. esempio. Per esempio la FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari, piuttosto che riconoscimenti da Palazzo Madama e Senato, Circolo Chigi, Corte dei Conti, Montecitorio, dove abbiamo diverse volte avuto possibilità di accedere a dei workshop, piuttosto che nell'ultimo anno abbiamo anche sviluppato quello che è attivato quello che è il canale dell'accreditamento presso l'albo dei dottori commercialisti e contabili in Italia, quindi attraverso dei workshop che si svilupperanno nell'arco di quest'anno, porteremo tutti i commercialisti italiani, attraverso anche il riconoscimento di crediti formativi utili per la loro professione, a conoscenza di questa opportunità per loro e per i loro clienti e li porteremo poi tutti in America a verificare di persona la nostra Bene. concretezza. Quindi ci sono diverse figure del sistema italiano che hanno riconosciuto in La noi validità del sicuramente un sistema, partner cioè, affidabile. importante. Bene, bene. Spostiamoci un attimo sul cliente adesso. Allora, so che Opisas prevalentemente vende case negli Stati Uniti, Esatto. ok? Che voglio dire, non è proprio dietro l'angolo, ci sono migliaia di chilometri, un oceano che separa, no, le sponde americane da quelle europee. Quali sono quindi le resistenze più comuni dell'italiano che vuole comprare all'estero? Quindi diciamo, troppo distante, ho paura della manutenzione, le tasse, una riduzione del prezzo rispetto all'investito. Che cosa incontri di solito? Sicuramente allora le dinamiche sono quelle immediate, sono quelle che hai espresso tu, la distanza, la paura di non avere il controllo e visione costante dell'immobile. Sicuramente anche quella che è la visione nel momento in cui vai a scegliere. Tanti clienti dicono: ma posso andare a vedere prima di acquistare? Intanto per questa cosa dico che assolutamente si può fare, c'è uno staff a disposizione in tutte le location dove noi acquistiamo degli Stati Uniti, che sono per lo più Tampa, Orlando, Philadelphia, Chicago, North Carolina, eccetera. Abbiamo comunque uno staff sempre a disposizione che è pronto a ricevere i nostri clienti italiani e a mostrargli fisicamente sul posto gli immobili che gli abbiamo proposto. Al di là di questo, ci siamo ovviamente strutturati affidando quelli che sono i nostri immobili a dei property management, quindi a delle società di gestione che si occupano per intero di quella che è la gestione sia fisica, strutturale, legata proprio all'immobile, che quella che è proprio invece la gestione legata alla rendita, quindi al contratto di Certo. locazione, alla riscossione delle utenze, alla ricerca di un inquilino serio ed affidabile e via dicendo. Quindi sicuramente una volta che al cliente viene fatto capire come è strutturata Opisa e come è strutturato l'investimento,
questo scoglio è immediatamente superato. Lo scoglio successivo è sicuramente quello di capire in che modo fiscalmente e legalmente ha senso andare a investire all'estero, cioè cosa mi succede in Italia nel momento in cui io acquisto in America. E questa è la paura ricorrentissima. Sicuramente, visto poi le tasse a cui siamo abituati noi italiani. Quello che noi abbiamo fatto anche in tal senso, proprio per offrire un servizio a 360 gradi ai nostri clienti, è di stringere degli accordi molto importanti con degli studi di commercialisti e avvocati abilitati nella professione, sia nei paesi di riferimento, quindi l'Italia se il cliente è italiano, piuttosto che l'Inghilterra se il cliente è inglese, con lo stato in cui si va a comprare, quindi negli Stati Uniti. Quindi la conoscenza di entrambe le legislazioni, piuttosto che la conoscenza di della fiscalità di entrambi gli stati, e capire il modo giusto per matchare queste due situazioni, questi due scenari, ed ottenerne il miglior vantaggio possibile da un punto di vista fiscale. Ovviamente gli Stati Uniti da questo punto di vista ci aiuta ampiamente, perché esiste, per diversi motivi, esiste come un compatto di non doppia tassazione reciproca fra Stati Uniti e Italia, quindi ecco che noi consigliamo ai nostri clienti di aprire una società americana per acquistare l'immobile, piuttosto che la tassa di monti, l'IVIE, la tassa degli immobili all'estero, in America non siamo soggetti ad averla come adempimento fiscale in Italia, quindi ci sono diversi fattori che fanno sì che fiscalmente acquistare in America sia estremamente vantaggioso, sempre ovviamente tutto rispettando nella maniera più assoluta quelle che sono le leggi del sistema americano, anche perché Al Capone l'hanno arrestato per le tasse. Esatto. Se ci ricordiamo è vero. Bene, quindi 27 anni di carcere c'è per poco da questioni fiscali, con le tasse è vero. Allora, abbiamo parlato quindi di Opisas, abbiamo parlato del cliente. Volevo fare un piccolo focus invece sull'agente immobiliare. Allora, per l'agente immobiliare può rappresentare un'opportunità lavorare con voi? Quali sono gli ingredienti che dovrebbe apportare per lavorare con successo e responsabilità, soprattutto nella vendita degli immobili all'estero? Sicuramente, soprattutto negli ultimi 2 anni, gli agenti immobiliari in Italia, grazie anche all'accordo a livello nazionale che abbiamo fatto con la FIAIP 2 anni e mezzo fa, gli agenti immobiliari italiani hanno generato ormai metà del nostro fatturato degli ultimi 2 anni, è derivato dall'agente immobiliare FIAIP italiano. Bene. Che abbiamo sparso, ormai siamo arrivati circa 450 agenti che collaborano con noi. Okay. Io non ho un profilo vero e proprio di come deve essere l'agente. Sicuramente deve essere abbastanza skillato e dinamico per capire che è un'opportunità che dà qualcosa in più alla sua agenzia, a lui e ai suoi clienti, certo, e alla visibilità dell'agenzia stessa sul territorio. Quello che riceverà da parte nostra, da parte di Opisas, è comunque sempre un continuo affiancamento, dall'inizio sino alla termine della trattativa e anche dopo. Ci mettiamo a disposizione per creargli del materiale marketing personalizzato con i propri brand, quindi non i volantini piuttosto che il materiale da vetrina, certo, con il brand di Opisas, ma brandizzato con i vostri loghi, con i vostri contatti, con i vostri riferimenti di mail e di cellulare e quant'altro. Li accredita anche nei confronti del mercato. Assolutamente, certo, gli dà una visibilità importante. Certo. Non solo, gli mettiamo a disposizione in maniera del tutto gratuita, gli attiviamo una pagina sul loro sito internet, una pagina che può chiamare investimenti immobiliari all'estero piuttosto che estero, in automatico, fornendogli un semplicissimo script, un iframe, in automatico questa pagina farà riferimento alla pagina del nostro inventario immobili sul sito, quindi costantemente aggiornata ogni giorno a mezzanotte. Non deve neanche prendersi la briga di caricare, di fare. Assolutamente, viene fatto tutto in automatico da Opisas, viene messo oltretutto a disposizione gratuitamente, si autoaggiorna ogni giorno a mezzanotte, quindi quello che risulta venduto sul nostro sito risulterà venduto anche su quella pagina. E questo è comunque già un primo modo per partire, perché comunque la cosa importante è far capire al cliente che passa per quella strada e vede quell'agenzia e in vetrina il materiale marketing della casa ad Orlando a 80.000 euro con dollari con una rendita del 6%. Bisogna, inimmaginabile qui. Esatto. Sì. Bisogna instillare la curiosità, certo, quindi come
prima cosa, il primo passaggio è sviluppare la pubblicità, e noi ci siamo in questo senso con questo materiale di cui ti ho parlato, e poi ci siamo per la formazione, perché comunque i nostri agenti immobiliari italiani sono sicuramente bravissimi in quello che è il mercato immobiliare italiano, quello che compete da un punto di vista burocratico, notarile e quant'altro. Il sistema americano è completamente diverso, quindi io comunque consiglio sempre intanto una formazione direttamente in agenzia, certo, con voi. Io vengo io personalmente piuttosto che altre persone dello staff di Opisas, siamo a disposizione per coprire tutto il territorio italiano, quindi da Trentino alla Sicilia. Veniamo in agenzia da voi e vi facciamo una formazione a voi e a tutti i collaboratori dell'agenzia. E anche quando ci sarà l'occasione di avere i primi clienti in agenzia da voi, io dico sempre utilizzate lo staff di Opisas, certo, che di trattative ne ha chiuse, sì, di compravendite ne ha fatte. Ecco, siete, esatto, pronti a fornirlo. Esatto. Quello che consiglio di guardare con attenzione, che ho visto che nell'ultimo anno tutti quegli agenti che ci hanno creduto ne hanno raggiunto notevole risultato, è l'idea dell'aperitivo informativo, abbiamo coniato questo sì, nome. Organizzare dei gruppi di 10 clienti piuttosto che 20, indifferente quello che è il portafoglio clienti di un agente di quel territorio, organizzare degli aperitivi informativi presso le loro agenzie piuttosto che presso qualche sala convegno di qualche hotel o di qualche struttura della città di riferimento, dove invitare i loro clienti a conoscere questa nuova opportunità. Opisas si presenta personalmente al convegno, quindi ci mettiamo la faccia, veniamo io piuttosto che un'altra collega e quello che invece è il relatore relativo a tutta quella che è la parte, lo speech dedicato alla materia fiscale legale. Comunque veniamo noi e spieghiamo noi ai vostri clienti, alla vostra platea, quello che può essere l'opportunità di cui gli avete minimamente accennato. Ho visto che da questo tipo di iniziative stanno venendo fuori negli ultimi 6 mesi diverse compravendite. Comunque al cliente piace vivere questa situazione magari di coccola, okay? Certo. In un ambiente comunque adeguato. Certo, sì. Insomma, funziona. Questi sono dei vari spunti che io posso dare, ovviamente tutto il materiale marketing glielo prepariamo, certo, noi, siamo a disposizione, sempre ovviamente brandizzato con i loro loghi, eccetera, però il supporto da parte nostra non c'è, manca, ed è importante. Bene, allora, primo passo che l'agente immobiliare deve fare se desidera approcciare questo mercato è visitare il sito internet, che è www.opisas.com, okay, scrivere un'email a info@opisas.com o italy@opisas.com, prendere contatto con qualcuno di noi che poi verrà chiamato a raccontare, certo, la metodologia operativa. Esatto, firmerà un accordo di collaborazione molto semplice, non è nulla di particolare, non richiediamo fee di ingresso, fee mensili, quindi non siamo, certo, franchising, mettiamo a disposizione tutto quello che vi ho raccontato fino adesso in maniera gratuita, certo, ok? Non c'è nulla di vincolante, quindi è un contratto molto semplice. La cosa interessante, se mi permetti di dirlo, sono le provvigioni legate a questo tipo di vendita. Riconosciamo dall'allegato e commissioni, lo vedrete, riconosciamo comunque da un minimo del 4 a un massimo del 10% di provvigione, beh, diciamo, ai nostri collaboratori, quindi sono dei valori significative, motivanti quantomeno. Motivanti. Va bene Laura, grazie mille allora per essere intervenuta, aver risposto alle domande. Grazie. E niente, allora un saluto quindi da Gerardo Paterna per RaiTV, alla prossima intervista tra qualche giorno. A presto.